Buongiorno a tutti. In occasione della Settimana della Donna organizzata dalla Fondazione Onda, ho il piacere di presentarvi un argomento a noi tutti molto caro, l'endometriosi. Io sono la dottoressa D'Urso, lavoro presso l'unità operativa di Cittadella. L'endometriosi è una malattia che colpisce molte donne. La sua prevalenza nel mondo è stimata dal 10% della popolazione femminile e in un target di persone particolari, cioè le donne infertili, addirittura l'incidenza arriva al 40%. Quindi stiamo parlando di milioni di donne del mondo che ne risultano affette. Ma che cos'è l'endometriosi? L'endometriosi è una malattia dipendente dagli estrogeni femminili che risulta essere caratterizzata dalla presenza del tessuto endometriale che normalmente dovrebbe dar via alla mestruazione, invece si ritrova in sedi anomali, per esempio a livello dell'ovaio, dove può dar vita a delle ciste endometriosiche, o all'interno della pancia, dove è responsabile di alterazioni anatomiche che determineranno la sintomatologia di questa malattia. L'impatto dei numeri sulla popolazione femminile è talmente importante che l'endometriosi è stata considerata una malattia sociale, sia sull'impatto della qualità di vita che determina, sia sull'impatto economico per le giornate lavorative che queste donne perdono a seguito dei dolori determinati dalla patologia. Fortunatamente, dal 2012 anche in Italia l'endometriosi è stata considerata una malattia invalidante e nel 2014 il Ministero della Salute l'ha inserita nell'ambito proprio delle patologie in cui è possibile prescrivere un ticket sanitario tramite il codice di esenzione 063 per le donne affette da malattie grave, cioè di grado 3 o 4. Purtroppo, ancora oggi, benché se ne parla ancora poco, tant'è che vi è un gap tra l'inizio dei sintomi e la malattia di circa 8 anni per la diagnosi. Comprendete bene che questo impatta notevolmente, ovviamente, sulla possibilità terapeutica che queste donne possono avere. Ma cosa ci può far sospettare che una donna soffra di endometriosi? Innanzitutto sono questi i sintomi presenti, cioè il dolore, l'infertilità e le alterazioni del ciclo mestruale. Il dolore è sicuramente il sintomo più importante. Si può manifestare come un dolore durante le mestruazioni, definito dismenorrea, un dolore durante i rapporti sessuali, la dispareunia, un dolore durante la defecazione, dischezia o durante la minzione, disuria, oppure un dolore pelvico cronico. Il dolore mestruale è un dolore cosiddetto secondario, cioè raramente inizia al prima mestruazione al menarca, ma si manifesta progressivamente aggravandosi man mano che la donna presenta i cicli mestruali, fino ad arrivare a confondersi con un dolore che persiste anche al di fuori del ciclo, proprio il dolore pelvico cronico. L'infertilità è l'altra problematica che è associata alla patologia endometriosica. Come ho accennato all'inizio, le donne infertili sono la popolazione target in cui si riscontra frequentemente questa malattia. L'infertilità è determinata da due meccanismi. In primo luogo, le alterazioni anatomiche dovute a questi focolai ectopici che sono strutturati in modo diverso rispetto al tessuto endometriale, perché sono ricche di una fibrosi, cioè di un tessuto duro, che alterando anatomicamente le tube, l'utero e le ovaie, riducono la possibilità per la coppia di avere una gravidanza spontanea. Questo viene anche aggravato da alterazioni bioormonali e immunitarie che riducono la possibilità dell'attecchimento del prodotto del concepimento. Per quanto riguarda l'ultimo sintomo, invece, i disturbi del ciclo mestruale, questi si manifestano normalmente con cicli abbondanti e sono tipicamente determinati dai focolai di endometriosi che interessano l'utero, la cosiddetta adenomiosi. Il ginecologo, pertanto, in presenza di un'adeguata anamnesi, rilevazione dei sintomi clinici che ho descritto, una visita ginecologica specialistica e una ecografia specialistica, è in grado di porre il sospetto diagnostico della patologia endometriosica e può anche proporre alla paziente esami di secondo livello volti ad approfondire determinati siti anatomici eventualmente compromessi, per esempio utilizzando la cistoscopia, il clismo opaco oppure la TAC o la risonanza magnetica. Una volta posta la diagnosi, ovviamente verrà proposta una terapia. La terapia viene vestita, diciamo, è cucita sulla paziente.
Una donna che non ricerchi nell'immediato una gravidanza verrà sicuramente proposta una terapia medica. La terapia medica ha lo scopo di bilanciare questo continuo stimolo ormonale che agisce sui focolai endometriosici. Per cui se la donna può assumere una pillola estroprogestinica, verrà proposta in primo luogo una pillola estroprogestinica o solo progestinica. In caso di endometriosi che interessi l'utero, verrà inserita una spirale medicata contenente il progesterone. In una quota di donne sottoposte a terapia chirurgica potrà essere proposta anche una terapia postoperatoria tramite farmaci che mettono in menopausa per un breve periodo di tempo, all'incirca per 3-6 mesi. In caso invece di mancata risposta alla terapia proposta, o in caso per esempio che improvvisamente si rimanifesti il dolore, o in condizioni anatomiche particolari in cui il ginecologo ritiene necessario un intervento chirurgico, la donna verrà sottoposta a una laparoscopia. Il tipo di trattamento chirurgico è di due tipi, e cioè un trattamento conservativo o demolitivo. Essendo una malattia che impatta la donna in età fertile, ovviamente si tende preferenzialmente agli interventi conservativi, che hanno lo scopo di togliere i focolai dell'endometriosi e quindi di trattare il dolore o l'infertilità preservando l'anatomia. Solo in particolari casi in cui le terapie precedenti risultano essere state fallimentari e vi è una continua necessità a interventi chirurgici o la qualità della vita della donna è totalmente compromessa, potrà essere proposta anche una terapia demolitiva, cioè con la rimozione di utero o d'ovaie a carico di queste donne. Ovviamente questo tipo di chirurgia viene eseguita solo in pochissimi casi perché riduce ed elimina la fertilità della donna stessa. Prima di ringraziarvi e di salutarvi, vorrei che portaste a casa un messaggio, ragazze e donne che state ascoltando questo video. Non vi dovete preoccupare, non vi dovete vergognare. Il dolore durante le mestruazioni, il dolore durante i rapporti sessuali non è normale. Per cui affidatevi al vostro ginecologo di fiducia, che sicuramente saprà iniziare un percorso diagnostico-terapeutico volto ad aiutarvi e a migliorare la vostra qualità di vita. Arrivederci e grazie a tutte.